What responsibilities do Christians have? Well, the Pope answered this very question in his Sunday visit to the Santa Maria dell'Orazione parish. During his homily, he talked about why it's so important to have time for God and the gospel. Quali sono i compiti del cristiano? Forse mi dirà, ma andare a messa alle domeniche, fare digiuno e astinenza nella settimana santa, fare questo. Ma il primo compito del cristiano è ascoltare la parola di Dio, ascoltare Gesù. Reading the gospel, he explained, nurtures the soul and the faith. He said it's not enough to hear about Jesus on television shows or even on the radio. Instead, he said, one must set time aside to directly read the gospel. Anche vi suggerisco di avere un piccolo evangelio, piccolino, per portare in tasca, nella borsa. E quando un po' di tempo, forse nel bus, quando si può, nel bus, perché tante volte nel bus dobbiamo essere un po' costretti di mantenere l'equilibrio e anche di difendere le tasche, no? During his visit, the Pope also met with the sick and with those who are preparing to receive their first communion. He also confessed a group of parishioners. And after the Mass, the Pope blessed an image of Saint Joseph.